I ragazzi delle consulte giovanili del territorio Locrideo, tra le iniziative per celebrare la festa dell'Europa 2022 e l'anno europeo dei giovani, hanno organizzato Aperitivo Europa, con la collaborazione del Comune di Siderno, lo Europe Direct Calabria Europa e il Comitato delle Regioni. È importante riuscire a capire quelle che sono le opportunità, le informazioni e gli strumenti che i giovani e che la comunità europea possono offrire e i giovani quindi possono ottenere dalla comunità europea. Questo perché purtroppo c'è molta disinformazione e a volte non si conoscono veramente appieno i temi e l'importanza di questi strumenti e di queste informazioni, perché dobbiamo cercare di ridurre al minimo quello che è una grossissima emergenza e piaga che è la disoccupazione giovanile. Questo, dicevo, è il primo incontro. Il 13 maggio saremo al Marconi a parlare con i più giovani e poi il 28 maggio nuovamente, quindi tutto l'anno lo dedicheremo veramente ai giovani. L'evento è stato pensato proprio come un momento di discussione aperta sulle tematiche care all'Europa, che si sta schierando al fianco dei cittadini nel difficile momento di ripresa post pandemia. Speriamo davvero che con oggi si possa ripartire anche dalla Locride a parlare di un'Europa positiva, un'Europa che ha nei giovani quelli che sono i pilastri per costruire un futuro progressivo. Questo è lo scopo che come Europe Direct Calabria Europa perseguiamo da anni. Obiettivo dell'evento è stato favorire la partecipazione giovanile e la condivisione di buone pratiche per la costruzione di un futuro migliore che appartiene alle giovani generazioni. Questo di Aperitivo Europa vuole essere un momento di confronto con i giovani ed è stato fatto proprio di domenica per far sì che si ragioni come si ragiona magari passeggiando sul lungomare, in piazzette, discutere dell'Europa. L'Europa in questo momento è molto importante discutere e perché ci sono stati dei problemi extra, diciamo, naturali, quello della guerra e quello del Covid, perché sicuramente non erano due cose aspettate e stavamo lavorando in un certo modo garantendo 70 anni di democrazia, però ci siamo accorti che c'è bisogno di lavorare di più e assieme, soprattutto anche, ahimè, a pensare anche a della politica estera comune, pensare all'esercito europeo di difesa, perché non siamo per le guerre ma siamo per la difesa eventualmente, e soprattutto in quest'anno europeo dei giovani vogliamo maggiormente coinvolgere, perché ogni anno l'Europa dedica l'anno alle varie tematiche, quest'anno è dedicato all'anno europeo dei giovani e questo vuole essere un momento di confronto, soprattutto per conoscere anche quelle che sono le istituzioni europee, perché si sente parlare sempre e dire Bruxelles ha deciso, ma chi decide a Bruxelles? Chi sono le istituzioni? Ecco, questo vuole essere, quindi io nella qualità di membro del Comitato delle Regioni, il Comitato delle Regioni è appunto l'organismo di rappresentanza degli enti locali, delle regioni, dei comuni, per dare voce a quelle che sono le direttive che la comunità europea intende esprimere, ovvero le leggi europee che poi vengono recepite dai parlamenti nazionali. È stata anche l'occasione per conoscere le tantissime opportunità offerte dalle istituzioni europee ai giovani per formazione, inserimento lavorativo, cittadinanza e partecipazione attiva alla crescita delle proprie comunità. È un incontro un po' particolare perché l'abbiamo voluto chiamare Aperitivo Europa, quindi oggi si utilizza molto fare l'aperitivo per riunirsi, per chiacchierare fra amici, e siccome il nostro intento è quello di far conoscere l'Europa e i suoi organismi ai giovani della Calabria, ci è sembrato opportuno utilizzare questo espediente molto moderno e molto social, se vogliamo, che è proprio quello di un aperitivo, quindi riuscire a fare aggregazione di giovani, che è una cosa importantissima in questo momento storico, e parlare ai giovani dell'importanza dell'Europa. Noi veniamo fuori da 2 anni di pandemia, veniamo in questo momento assorbiti da quelle che sono le tristi e gravi notizie di una guerra proprio alle porte con l'Europa, e quindi il poter parlare dell'importanza
dell'Unione Europea e dell'importanza dei giovani all'interno di questa ci è sembrata una cosa estremamente opportuna. Il futuro è in mano ai giovani, il futuro è in mano a queste persone che oggi sono ragazzi ma che domani saranno la nostra classe amministrativa, saranno i nostri futuri dirigenti, e quindi bisogna cercare di impartire loro le giuste e le corrette nozioni in merito a quanto possa essere importante la democrazia e la voglia di libertà.